Allora, ciao, eccoci qui con un nuovo tutorial. Prima però volevo dirvi giusto due cose. Allora, prima cosa voglio ringraziare tutti gli iscritti al canale che stanno diventando sempre via via più numerosi e sono contenta, vuol dire che comunque i miei tutorial vi sono utili. Poi volevo ringraziarvi anche per i messaggi che mi avete mandato dove mi chiedete appunto informazioni e così via. Sono contenta perché mi fa piacere. Detto questo, passiamo a quello che ci serve per realizzare questo, non ho ancora detto cosa, questo che vado a realizzare è un accessorio, ovvero un bracciale. Questo video infatti vuole essere anche un video di risposta al concorso che ha organizzato Orchidea sul suo canale, che saluto. Appunto, il mio accessorio preferito è bracciale, infatti li porto spesso. Guardate, tipo questo. Mi piacciono anche quelli con tutte le cose attaccate. Infatti proprio uno di quelli voglio andare a realizzare e a farvi vedere appunto come lo realizzo. Iniziamo subito con l'occorrente. Allora, come prima cosa ci serve il classico trincetto, delle pinze, poi degli charms da attaccare una volta finita la creazione, dei chiodini a T che praticamente sono in questo modo. E poi ovviamente, vabbè, altre perline. Cosa più importante che non ho ancora detto, il fimo o il cernit. Io ho scelto questi colori che attualmente sono in fissa con questi colori, con il celeste e il viola. Infatti guardate, sto creando sempre, cioè ci sono, non so perché in questo periodo mi piacciono tantissimo questi colori. Ok, quindi un po' di fimo cernit e delle catene. Beh, ci serve una sola ovviamente, però poi andiamo a vedere qual è quella che ci sta meglio, diciamo. E poi magari andare a disegnare quelli che vogliono essere i nostri dondoli. Ora vi dico, non dovete essere una cima di disegno, io faccio schifo il disegno. Vabbè, ho disegnato un po' degli schizzi dei dondoli che voglio andare a creare col fimo. Guardate, un gelato, un budino, un biscottino, beh, qua non si vede benissimo, vi faccio capire, è una ciambellina. Ok, adesso passiamo alla realizzazione. Ok, allora adesso dobbiamo procedere a creare i nostri charm in fimo. Iniziamo dal budino, quindi prendiamo il fimo color rosa, beige, e numero 43. Tagliamo un pezzettino con il trincetto. Quadratino. Andiamo a montarlo. Lo appiattiamo in questo modo per formare una pallina e schiacciamo la pallina in modo da creare appunto il budino. In questo modo. Ok. Poi prendiamo il fimo Effect, è un celeste traslucido ed è il numero 37, è un po' di bianco, vabbè, bianco glam. Mescoliamo il fimo e il cernit insieme e questo sarà la crema del budino. Quindi mescoliamo un po', poi col trincetto
tagliamo al centro. In questo modo ci sarà questo effetto particolare. Andiamo ad appiattire. Un po' troppo grande, quindi tagliamo. Questo andrà a ricoprire il nostro budino. Mettiamo così. E con le unghie creiamo dei piccoli taglietti. Così. E adesso lo andiamo a mettere sulla base del budino. Ok. Ora, come decorazioni, mettiamo una fragolina. Prendiamo una piccola pallina di viola e la mettiamo sul budino. Con un pezzettino di ferro facciamo dei piccoli buchini sulla fragolina per dare appunto proprio l'effetto, per dare appunto questo effetto più realistico. Ok, adesso non ci resta che mettere il chiodino. Facciamo il buco prima da sopra in modo che non si rovina la creazione e poi lo inseriamo da sotto. Qui per coprire il buco magari ci mettiamo una fogliolina. Io la faccio bianca. Così la appiattisco. E poi sempre col pincetto faccio i segni tipici della guerra. Ok. Il nostro budino è pronto. Adesso passiamo agli altri shark. Ed erano una ciambella, se non sbaglio. Dove cacchio lo disegna? Eccolo qua. Una ciambella, un biscottino e un gelato, quindi ci serve il fiume umano. Ok, prendiamo il fiume marrone, prendiamo sempre un quadratino. Sempre con le nostre mani mettiamo una pallina, appiattiamo la pallina e ricopriamo con la pasta che è avanzata prima la nostra ciambella. Schiacciamo sempre, creiamo i taglietti. La mettiamo sulla ciambella. Infine prendiamo un bel pennello e andiamo a bucare la ciambella al centro. Ok, la nostra ciambella è pronta. Magari mettiamo qualche decorazione, delle piccole codette viola. Andiamo a creare con il viola un filo sottile sottile. E tagliamo col trino.